Buonasera dal palazzetto Palaiuri di San Lazzaro a tutti i telespettatori, a tutti gli appassionati di pallamano, a chi ci segue nella nostra pagina Facebook del Bologna United. Questa sera va in scena la gara fra i padroni di casa del Bologna United, appunto, e il Estense Ferrara, le formazioni di Serie 1 del campionato di pallamano. Giunta quest'oggi alla quinta giornata, partita molto combattuta, molto sentita, sentiamo anche sulle tribune i tifosi che inneggiano ai propri team, una partita veramente sentita della zona, anche perché lo scorso campionato la sfida si è ravvivata portando il Ferrara ai playoff e la squadra del Bologna pochi punti sotto ha invece dovuto disputare il playout. Ecco che ci aspetta il grande riscatto degli uomini di Tedesco, che adesso manovrano in attacco. La prima azione della partita, ricordiamo che le formazioni sono: il Bologna United ha vinto una partita su tre, quindi ha tre punti, mentre l'Estense ne ha vinte due, quindi ha sei punti. Occasione per la squadra di Tedesco di appaiare in classifica la squadra invece di De Vita. De Vita che ricordiamo un ex di turno, visto che ha disputato poche stagioni Orzono il campionato col Bologna United ed era il vice allenatore proprio di Beppe Tedesco, che siede in panchina questa sera con i rossoblù. Buon lavoro in attacco con Argentini, si sposta nella posizione di centrale, in elevazione passa a Gherardi all'ala, grandissimo gol, grandissima elevazione di De Montaris che porta in vantaggio i suoi. Quindi parte bene la squadra di Tedesco, avanti, dovrà cercare stasera il bandolo della matassa contro una squadra che magari si è un po' indebolita rispetto alla sua stagione, però che fa del carattere il suo punto di forza assoluto, lo vedete stasera. Sono rimasti il punto di diamanti il numero 13 Pikalek, sono andati via alcuni giocatori fondando una nuova squadra a Ferrara. Stasera orfana di qualche giocatore, però tenterà comunque di dar battaglia agli uomini Tedesco. Pikalek adesso un tiro controvoglia, diciamo, un tiro molto forzato che va a perdersi alle spalle di Sgargetta. Gherardi manova ancora in attacco, incrocia per Argentini che incrocia un bellissimo tiro sul primo palo, spazzando completamente il portiere che invece era magari un po' colpevolmente andato sul secondo palo. Veramente un bel gol di pregevole fattura, una bella elevazione, nonostante avesse l'uomo davanti riesce a girare il polso fregando il portiere. Siamo sul 2-0. Adesso manovrano in attacco gli uomini di Vita, che hanno una formazione di tutto rispetto, con adesso Pikalek, Sacco. Tenta Girella, un tiro pretenzioso dalla sinistra, avrà veramente poco spazio. Abbiamo Vecello in transizione, non se lo fa dire due volte, vede lo spazio con un sottomano incredibile, trafigge ancora il portiere. 3-0, parte bene la squadra di Tedesco, strano perché di solito il Bologna ha degli inizi un po' altalenanti, invece ci mette carattere, si vede che Tedesco ha parlato bene negli spogliatoi. Pikalek ancora fa salire l'ala, si butta dentro Sacco, uno degli uomini sicuramente più incisivi della squadra di De Vita, va a siglare il primo gol per la squadra ospite, numero 18, che è poi anche il capitano della squadra, un po' l'anima, Sacco Giacomo. Carao ancora per Argentin subisce fallo, non fa in tempo a dare la palla, continua l'azione, Mula, ancora Argentin, Gherardi cambia direzione sull'esterno, per Garau, incredibile elevazione, finta di tirare sul secondo, invece poi spiazzando il portiere va sul primo, un tiro molto, diciamo, prediletto da questo giocatore, che spesso sfruttando la sua grande elevazione porta il portiere sul secondo palo e invece poi lo frega sul primo. Attenzione ancora, fanno salire il pivot, Sacco ancora per Pikalek, Di Maggio,
perdono palla, attenzione però, Argentin prende di nuovo palla. Abbiamo qui il piccolo Michelino, ci vuole dire qualcosa, un saluto? Non ci vuole fare il saluto Michele, attenzione, che grandi tifosi qua del Bologna. Adesso però la tifoseria non è che sia molto calda, ancora si devono scaldare anche loro, si devono scaldare gli uomini in campo, si devono scaldare le tifoserie. Ancora schema già visto col pivot che sale, Sacco, Pikalek in elevazione sul primo palo, peccato, Sgargetta intuisce e riesce però solo ad attaccare la palla, battuto sul primo palo, c'è da dire che era un bellissimo tiro sul del Pikalek, un'altra punta di diamante del Ferrara che è rimasto quest'anno, che è grava su di lui e su Sacco, diciamo, le azioni d'attacco della sua squadra. Lanciato Argentin per Garau, lasciano colpevolmente libero un pericolosissimo Gherardi che con un bel tiro sul secondo palo porta sul 5-2 le sorti della gara. Buon inizio veramente gli uomini di Tedesco che vanno sul più 3. Manovrano ancora in attacco Di Maggio, Pikalek, ancora Di Maggio fuori per il pivot, azione avvolgente degli ospiti, Pikalek ancora sull'esterno per Sacco che trova il pivot, incredibile Sgargetta, esce e devia la palla sopra la traversa, poi incita il pubblico, intanto in transizione Argentin, Pedretti rischia di fare sfondamento, però perde il pallone, azione mal gestita dagli uomini Tedesco in transizione, di solito è una delle azioni più ficcanti della squadra rossoblù di casa. Di Maggio che commette azione di sfondamento in elevazione, Garau, come dicevo, un giocatore che predilige il primo palo, adesso il portiere l'ha imparato e lo anticipa, lo aspetta lì. Garau, se vorrà continuare a essere incisivo e proseguire la sua buona partita, dovrà cercare di variare più spesso tiro, perché ormai portiere ha capito. Pikalek fa salire l'ala, Sacco Giuseppe all'ala, ricordiamo, alla sinistra, invece alla destra abbiamo il numero 4 Anania, Sacco a centrale per Di Maggio, ancora azione, cambio direzione, ancora una buona azione difensiva del rossoblù che devono la palla alla sinistra del portiere. Qui abbiamo dei giovani tifosi. Sì, io sono fiorentino, ma vuoi dirci qualche cosa? Tu sei di Firenze, ai microfoni dei Bologna United Channel. Salve, mi chiamo Luca. Intanto però ci siamo persi un gol, anzi le telecamere non se lo sono perse. Salutavamo i piccoli tifosi, ma accorciano le distanze gli ospiti con un bel gol dall'ala destra di Anania. Anania, ora non so, mi vorrà perdonare il giocatore, ma abbiamo Pedretti che sale per Gherardi, lanciato Argentin che dà 6 metri, che dà 6 metri, fa gol, attenzione, ci sono due gol di vantaggio adesso per gli uomini tedesco, 5-3. Diciamo che Argentin, che viene utilizzato soprattutto in difesa da Beppe Tedesco, quando va in attacco e quando è lanciato questo giocatore è veramente pericoloso, perché insomma ha i suoi chili, una bella 90 chili dalla sua parte, e se parte lanciato riesce a veramente essere a produrre delle azioni sempre molto buone, come abbiamo visto. Ecco Di Maggio, terzino sinistro per Sacco, ancora all'ala Di Maggio, cambio direzione su Gherardi che sta attentissimo in difesa, dobbiamo dire che difesa il Bologna United ha cominciato veramente coperta. Argentina ancora molto bene, perde la maniglia del pallone Garau, che dopo una buonissima prima conclusione adesso risulta un po' appannato, un'azione veramente molto buona di seconda fase sviluppata, nata da una altrettanto buonissima azione di difesa che però sfuma in niente, perché Garau si fa sfuggire il pallone di mano. Con gli ospiti in attacco prendono fallo, tendono a
ad addormentare in gioco in questa fase iniziale del primo tempo. 9 minuti sono trascorsi dall'inizio della partita. Di Maggio in penetrazione, gli arbitri avrebbero anche potuto fischiare un fallo, ma non lo fanno. Garrao ancora, è ancora sul primo palo. Azione veramente veloce degli uomini. De Pomicelo vede Garrao che in contropiede beffa il portiere. Secondo gol personale per Garrao. Deve prendere fiducia. La squadra deve prendere fiducia, deve attaccare in contropiede, perché se la squadra riesce a segnare un considerevole numero di gol dai 9 metri e riesce a essere anche incisiva in seconda fase, veramente sono problemi stasera per la squadra di De Vita, che adesso è in attacco. Di Maggio, murato vivo dagli uomini in casacca rosso-blu. Gherardi vede Pedretti, benissimo, ancora un'ottima azione, c'erano almeno 3 uomini liberi, sintomo che il Bologna sta correndo molto bene e trova degli spazi significativi. Diciamo che è un po' colpevole per adesso l'allenatore del Ferrara, che non cambia gli uomini a sua disposizione, che sono visibilmente stanchi, rientrano con difficoltà dalla seconda fase del Bologna, che se continua così veramente può scavare un solco importante. Adesso siamo sull'8-3. Sacco, elevazione incredibile, cioè, si mette la sfortuna dalla sua, un palo interno incredibile, poi il pivot, il numero 8 del Ferrara recupera il pallone e fallo, si ripartirà con un'azione di 9 metri. Ora Sacco manovra in attacco, chiede calma ai suoi uomini. Azione su 9 metri, Pikalek, forse un palleggio di troppo da Sacco, che finta il tiro sotto mano, fa buona guardia. La difesa veramente coperta del Bologna in questa prima metà del primo tempo. Ricordiamo il punteggio 8-3 con Gherardi che adesso va in attacco, gira molto bene il pallone, tenta il tiro e se i giocatori non escono, questo giocatore diventa veramente molto pericoloso, perché è un tiro indecifrabile, a volte tira in sottomano, a volte in elevazione, comunque velocissimo. Costretto De Vita a chiamare il time out. Ricordiamo il punteggio dopo 18 minuti di gioco, anzi 12, di 9-3, un inizio veramente ficcante che ha lasciato un po' stordita la formazione ospite di De Vita, che non riesce a ribattere colpo su colpo, soprattutto le azioni in seconda fase del Bologna, molto veloce. Il tutto parte da una buona difesa, poi si distende bene con contropiedi soprattutto di Garrao, abbiamo visto nell'ultima azione di Pedretti, che hanno fatto sì che adesso il punteggio si trovi sul 9-3. Possiamo vedere una folta cornice di pubblico, come dicevo prima, questa partita, questo match è veramente sentito nella zona, sono due squadre che sistematicamente mettono in scena degli ottimi match, molto combattuti. E sicuramente sarà una partita molto combattuta anche questa. Riprende il gioco la squadra ospite in attacco. Beppe Tedesco che dà le ultime indicazioni ai suoi. Però per adesso una difesa veramente ottima, ha fatto sì che siano solo 3 i gol degli ospiti. Adesso manovra con Pikalek, un doppio appoggio, tocca Sgargetta sul palo. Forse se dobbiamo trovare una pecca in questa difesa dei primi minuti è proprio l'attenzione nei recuperi di palla, perché anche questa volta avevano fatto sì che ci fosse un tiro forzato da parte di Pikalek, che però il pivot ha fatto suo. Numero 9 Zaltron va a siglare il quarto gol per gli ospiti. Mula fa salire Garrao. Garrao poi va a doppio pivot. Argentin tenta di dare un'improbabile palla a Pedretti, che sta per uscire fuori dal campo. Perdono palla il rosso-blu. Tedesco visibilmente infastidito da questa azione. Adesso possono andare in attacco i bianchi del Ferrara con Sacco, Pikalek.
come vedete ruota molto poco la squadra in attacco, ci sono sempre per adesso i soliti uomini. Attenzione, un sottomano, di nuovo un palo, veramente il secondo palo, di nuovo azione fotocopia dell'azione precedente, con un tiro di sacco che va a stamparsi sul palo, che però è facile preda del pivot. Manca assolutamente la copertura degli uomini rosso-blu in difesa. Il pivot prende palla e segue di nuovo il quinto gol. Al corso della distanza. Adesso Gherardi in attacco. Fallo di 9 metri, si riprenderà con Pedretti. Passa a Nepomiceno. Mula. Argentin. Prova ancora a dare la palla al pivot. Ma non si intendono i due. Riparte il Ferrara con Pikalek. Palleggio sotto mano e adesso veramente il sesto gol di Pikalet. Adesso sono meno 3 i gol e corre a ripari la squadra del tedesco, chiamando il primo time out a sua disposizione in questo primo tempo. Quindi un time out per squadra chiamato. Eh sì, eh. Dopo un ottimo inizio del Bologna, c'è adesso Ferrara che riprende coraggio con due gol di Zaltron, che veramente, come avete visto, arpiona la palla su una colpevole disattenzione della difensiva del Bologna e tira fuori dalla spazzatura due gol incredibili. E ultima segnatura di Pikalek, che adesso porta la sua squadra sotto di 3. Parziale di 3-0. Incominciano a prendere forza anche i tifosi del Ferrara, che incitano sempre in maniera più costante la propria squadra. Gherardi per Mula. Argentin. Gherardi penetra, incrocio, prende ancora la palla. Mula cambia direzione sull'esterno, tenta di dare la palla all'ala, non ce la fa. Tenta di penetrare De Notaris, ma viene fermato dal doppio intervento della squadra del Ferrarese. Mula, Gherardi cambia direzione, incrocia per Argentin. Grande tiro da 9 metri sul secondo palo, beffa il portiere. Argentin veramente, come detto prima, quando è lanciato ha veramente un bel tiro a sua disposizione. Ha un attacco la squadra di De Vita, che adesso è sotto di 4 dopo aver recuperato, essere andato sotto di 3. Adesso è di nuovo 10-6. Allarga il gioco Pikalek per Di Maggio, sotto mano, finta il tiro in alto, invece poi beffa un colpevole l'Argentin con un tiro sotto mano. Adesso Argentin tenta di liberarsi, penetra, ma viene fermato dall'azione dell'arbitro. Una coppa arbitrale che sta conducendo veramente bene la partita per adesso. La coppia Spallino e Emanuele. Esce Pedretti, manovra ancora per Gherardi, che dà la palla dentro per Pedretti. Un tiro veramente improbabile di Pedretti, che però forse a nostro avviso era stato strattonato in difesa. Pikalek forse commette infrazione di passi, gli arbitri non sono di questo avviso. Viene fermato e si ripartirà da un'azione di 9 metri. Sacco per Di Maggio, possibilità di andare sul meno 2 per i bianchi del Ferrara con Di Maggio. Ancora parte destra, il pivot risale, Di Maggio, sacco, Pikalek. Gli arbitri ravvisano un'irregolarità da parte di Zaltron del pivot. E quindi torna in possesso la squadra di casa del Bologna. Avvicendamento sulla destra, entra Kandem, esce De Notaris. Il giocatore... Queste estate passate
dalle file del Castenaso, rimane comunque terra bolognese, e adesso agli ordini di Beppe Tedesco. Entra, fa gradito ritorno anche Montalto in campo dopo uno stop abbastanza lungo dato da problemi di schiena del giocatore, che adesso si butta per riprendere la palla, ma la recupera la squadra del Ferrara. Protestano in panchina. Veramente ci fa piacere che Marcello Montalto calchi di nuovi campi della Serie A. Vediamo se saprà dare una mano sicuramente alla squadra de Bologna. Bologna United che ha dovuto fare a meno di lui in queste prime giornate. Tenta l'anticipo Gherardi, un sottomano ancora, stanno trovando gol sempre con azioni in fotocopia, sia Di Maggio che Pikalek stanno tirando dei sottomani incredibili che non sono di facile lettura. Purtroppo il portiere non le vede queste palle, e fatto sta che adesso hanno recuperato e sono sul 10-8. Montalto ancora per Mula, si scambiano Mula e Montalto, lanciato, cambio di direzione Gherardi, un tiro incredibile sotto fallo. Sono i tiri più difficili per il portiere. Il portiere si aspetta che gli arbitri fischino un 9 metri, invece se ricordiamo l'attaccante non fa 3 passi, l'arbitro ha l'obbligo di non fermare l'azione, e l'azione sotto fallo è una delle predilette da Gherardi, che riporta di nuovo più 3 la formazione di casa. Si aggiorna adesso il punteggio. Pikalek ancora, risale verso il centro, Sacco in elevazione, tenta di tirare la palla alla destra che era tagliato ma non ce la fa. Candem in contropiede, solo, si accentra, il tiro ed è rete. Bellissima azione in velocità del appena entrato numero 9 Candem. ...12-8, di nuovo respinta sotto la squadra di De Vita, che come vediamo ha sempre gli stessi uomini in campo, non ha mai cambiato nessuno dall'inizio della gara, mentre il Bologna ha già fatto diversi cambi. Pikalek ancora, bellissimo gol, in questo caso Gargetta forse se lo poteva aspettare un tiro incrociato, così non è stato, ci va forse un po' in ritardo. E di nuovo meno 3, 9-12 il punteggio, mancano 11 minuti alla fine del primo tempo. Da terzino destro per Gherardi, si scambiano, Montalto adesso al centro, si lancia, ottimo passaggio per Garau che risale, la passa a Gherardi, Montalto scalare che non arriva al capolinea, infatti viene intercettata la palla dal numero 15 che si invola, viene spinto da Mula, vediamo un po' cosa sanzionano gli arbitri. Semplice fallo, si riprenderà con una azione di 9 metri da parte del Ferrara. Pikalek il numero 13. Sacco ancora al centro, si scambiano i due, Pikalek per Sacco, indietreggia, tenta di penetrare, la dà sui piedi di Pedretti che respinge il pallone. 9-12 il punteggio, mancano 10 minuti. Pikalek perde per un attimo la palla, gli arbitri alzano la mano per il passivo, sono costretti a fare tutto in fretta, ma lo fanno bene con Pikalek. Siamo un meno 2, la partita adesso ha preso questa tira e molla qua, più 2, più 3, speriamo che gli uomini di Beppe Tedesco, i giocatori di casa, possano di nuovo scavare un solco importante. Mancano 9 minuti e mezzo, si scalda il pubblico in tribuna. Gherardi per Argentin, che nel frattempo si è spostato terzino destro, incrocia per Montalto che perde per un attimo il pallone, lo riconquista per Montalto, per Argentin, fraseggiano i due, Montalto, un tiro, gradito ritorno al gol di Montalto, che non si accontenta di tornare ma vuole mettere la propria firma su questa partita per il più 3. Sono già in attacco, devono fare veloce gli uomini di vita, mancano 8 minuti, sono stati ricacciati sotto, più 3,
Pikalek per Sacco, tenta il pivot, intanto è entrato Santi in porta che sbaglia lanciando molto male, questo ancora si deve scaldare, era scattato bene Garau, ma se non gliela dai bene è difficile. Di Maggio ancora in penetrazione, possibilità di tornare sul più due. Perdono palla, anzi no, gli arbitri ci ripensano, un attimo di esitazione della coppia arbitrale che decretano fallo di 9 metri, riparte il pivot, la dà a Di Maggio, Di Maggio ancora per Pikalek, Sacco sul terzino destro, incrocio con Pikalek, finta di nuovo il tiro in sottomano, tenta di darla al pivot, non ce la fa, ancora posizione centrale, Di Maggio perde il pallone, fallo, ottima azione, costringerà di nuovo all'azione di passivo. Ecco, adesso alzano, no, incredibile, incredibile, stanno facendo un'azione uguale all'altra. Tedesco ha provato a cambiare portiere, ma anche Santi si fa beffare sotto le gambe da questo tiro incredibile. Fallo in attacco da parte del Bologna, i tifosi protestano, possibilità di andare sul meno uno. Adesso problemi di vita che pian piano stanno ricucendo lo strappo, attenzione, c'è un oggetto in campo. Fischiano infatti gli arbitri, viene raccolto. Sacco, ancora il gioco deve riprendere, ricordiamo mancano 7 minuti e 20 e il punteggio è inchiodato sul 13-11. Pikalek sull'ala. Pikalek ancora, Di Maggio, fortunosa la conclusione di Di Maggio, ancora, hanno visto che hanno buon gioco con queste sottomane e continuano a segnare, anche se questa volta la fortuna ci ha messo il suo zampino, palla deviata sul muro del Bologna che va in rete, meno uno, hanno bisogno di tutto l'incitamento, adesso gli uomini di Tedesco che manovrano sull'ala, Ippolito si fa parare il tiro sul secondo palo da parte del portiere, attenzione, dopo un buon inizio eravamo sull'8-3, 9-3 anche, adesso hanno la possibilità di impattare ma sprecano questa occasione, quello alla sinistra che sparaccia sul primo palo e quindi di nuovo in attacco il rossoblu con Gherardi che passa la palla a Montalto, adesso nuovo entrato Matteo Tedesco che va a posizionarsi sull'ala sinistra dando il cambio a Garau. Argentin per Montalto, incrocia Gherardi, tenta di dare la palla al pivot ma gli arbitri vedono un'azione di irregolare, di nuovo Montalto sotto mano di Gherardi, ottimamente parato dal portiere il nuovo entrato Pavani che veramente artefici di due parate veramente buone. Pikalek di nuovo sul terzino, non se la sente, ripartono sull'ala sinistra che gioca la palla di nuovo a Sacco al centro, si addormentano un po' i giocatori di De Vita e rallentano molto questa azione, di nuovo un sottomano del numero 19, sarà decimo tiro consecutivo in sottomano da parte degli uomini di De Vita. E devo dire che fanno bene, perché quando un'azione ha successo devono continuare, deve stare la squadra del Bologna a trovare le contromisure adeguate a questa azione che sta facendo veramente male. Signori, siamo sul 13 pari, mancano 5 minuti scarsi alla fine del primo tempo. Racalbuto è entrato, mancano 4 minuti e 45, Racalbuto entra adesso. Si spera che la sua vitalità riesca a svegliare un po' la squadra tedesca, si è addormentata soprattutto in attacco in questi ultimi minuti. Argentin per Montalto, passa la palla all'ala, palla di nuovo che si va a stampare sul palo di Candem. Pedretti arpiona un buonissimo pallone e guadagna un 7 metri veramente impensabile dopo un tiro sbagliato dalla destra. Avevo già visto sinceramente l'azione di nuovo andare
dall'altra parte, invece Pedretti tira fuori questo possesso palla. Attenzione, spreca tutto. Gli arbitri, dopo questa ottima palla di Pedretti, avevano decretato un 7 metri sacrosanto. Purtroppo Tedesco spreca tutto dai 7 metri. Non ha messo abbastanza pesce, si vede sulle mani. Il pallone gli sfugge in maniera incontrollata, va almeno 3 metri sopra la traversa. Piccale di nuovo si accentra, cambia direzione, tenta di trovare il pivot, fa ottima guardia un appena entrato Birintazzoli, che recupera il pallone adesso per Argentin, che deve battere uno contro uno. Ancora Pavani ci mette una pezza. Ha fatto bene Argentin, ma si vede che è un po' stanco, è l'unico degli uomini di Tedesco rimasto in campo fino adesso. Azione degli uomini di Vita, si libera ottimamente Piccalet, forse doveva iniziare lo scalare, invece vuole fare tutto da solo, ma la palla si perde alla sinistra di Santi. Sicuramente la partita è stata rimessa in piedi dal portiere, da Pavani, il giovanissimo Pavani, artefici di almeno 3 interventi che tolgono le castagne dal fuoco per gli uomini di Vita, e da un'azione che si fa sempre più stanca e opaca degli uomini tedeschi, che adesso, come vediamo, non riescono a trovare le contromisure. E lo fanno adesso con un Racalbuto che in penetrazione va a portare la sua squadra sul 14-13. Squadre che adesso sono sul filo di lana, appaiate. Sacco da posizione di centrale, è solo Piccale che si accentra ancora, una palla sporca per Sacco che si avvicina ai 7 metri, viene bloccato da Brintazzoli, molto bene. Improvvisa accelerazione di Pikalek, però il tiro si perde alto. Adesso la squadra di Tedesco, i padroni di casa del Bologna, possono andare in attacco, manovrare con calma. Manca un minuto e mezzo alla fine di questo combattutissimo primo tempo. Montalto ancora per Argentin, che si lancia. Montalto per Candem, Argentin, scalare per Racalbuto che entra ancora e beffa Pavani con un altro grandissimo tiro. Due azioni del giovanissimo Racalbuto, segna una volta da sinistra, una volta da destra. Risultato: punteggio sul 15-13 per i padroni di casa. Adesso sono con Sacco. Di Maggio, sale Pikalek. Una buona azione, sporcata. Santi ci mette una pezza. Pedretti recupera palla, da Montalto, di nuovo Pedretti, di nuovo Racalbuto. Attenzione, la partita era in parità un minuto fa, adesso siamo sul 15-13, possibilità dell'ultima azione per l'uomo tedesco, che possono andare a riposo addirittura sul più 3. Pedretti esce per Montalto in mezzo per Argentin, cambio direzione, 9 metri sanzionato dall'arbitro. Mancano 12 secondi alla fine, devono giocare anche col cronometro gli uomini di Tedesco, che vanno con Montalto in elevazione, ancora Pavani, Pedretti prende palla, fa un bellissimo gol che porta sul 16-13 la squadra di casa. Si chiude così questo combattuto primo. Ben trovati di nuovo, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, sono in attesa del fischio d'inizio di questo secondo tempo. Ricordiamo il punteggio fissato sul 16-13 per i padroni di casa. Per chi si fosse messo solo adesso a vedere la partita, riepiloghiamo un po' il primo tempo, che è partito con gli uomini di Tedesco, i padroni di casa, che hanno scavato subito un solco nei primi minuti, sono andati anche sul più 6, sul più 7, poi si sono fatti raggiungere sul finale del primo tempo dagli uomini di Vita,
i bianchi del Ferrara che adesso stanno attaccando, salvo poi disputare un ottimi due minuti di chiusura del una frazione di gioco che portano adesso il risultato sul più 3, come detto, 16-13, iniziato da 30 secondi questo secondo tempo. Vediamo di vita in attacco, Pikalek dalla posizione centrale, fine sottomano sull'ala, alla fine hanno fatto un buon tiro, sembrava che l'azione stesse ristagnando un po', però hanno trovato un buon tiro dal pivot che però si perde alla sinistra di Santi. Le formazioni sono rientrate con Candem alla destra, Argentin numero 8 terzino destro, Racalbuto che ha fatto due ultimi gol di pregevole fattura. Adesso più 4 siglato da Pedretti che va veramente a tagliare come un grissino la difesa del Ferrara, sbucando, prendendo la palla e depositando in rete per questo più 4. Sale il pivot, posizione centrale, Sacco, Di Maggio, Sacco, attenzione gli arbitri, sanzionano due minuti a Montalto che ingenuamente si vede che non ha ancora il ritmo partita nelle gambe, si fa pescare con questa infrazione ingenua di piede e dovrà stare adesso la formazione di casa due minuti in inferiorità numerica. Sacco va a incrociare con Pikalek sull'esterno, di nuovo un sottomano che tante gioie aveva dato alla formazione di vita nel primo tempo. Adesso sono è già due volte che il sottomano si perde alle spalle del portiere del Bologna. Candem sull'ala da Argentin che chiama in causa il pivot che incrocia con Racalbuto, fraseggiano i due, ottima palla che però data troppo avanti si deve sporgere in avanti Pedretti commettendo infrazione di 6 metri. Pikalek per il pivot che sul primo palo trova un bel gol, veramente un buon fraseggio da parte degli ospiti e Zaltron riporta meno 3 il punteggio per i suoi. Bologna in attacco con Tedesco schierato nella posizione di centrale che manovra per Argentin, fa salire il pivot Tedesco, Argentin si lancia dalla palla a Tedesco, ancora Racalbuto in mezzo, tentano di trovare il pivot, un'azione che frequentemente viene fatta dai rossoblù adesso in attacco. Punto, veramente punto di riferimento, un cardine centrale veramente importante Pedretti. Candem che trova un gol veramente incredibile, un sottomano dall'ala, veramente super reattivo questo giocatore, sembrava che si fosse spenta l'azione, si preparava già a battere un'azione di 9 metri e invece sfodera un tiro incredibile che sorprende il portiere. Sacco all'ala, sono due fratelli Sacco, Giacomo e Giuseppe, all'ala perde la maniglia del pallone, quindi la palla rientra in possesso del rossoblù che calmano la situazione con Tedesco. Garau e Brintazzoli utilizzati solo in difesa, lasciano spazio poi a Montalto e Tedesco. Pedretti per Montalto, ancora per Argentin che si lancia, di nuovo Argentin, Montalto veramente sfortunato in questa occasione, aveva beffato sotto le gambe il portiere ma il palo dice no, nega il secondo gol personale di Montalto. Sacco va in Cunearzi, molto bene questo giocatore da destra, da sinistra, come abbiamo detto la vera anima di questa squadra che va a tirare e incita i suoi, poi chiede scusa al portiere perché gli ha tirato veramente vicino alla faccia, però ha fatto un bellissimo gol. 18-15 il punteggio quando sono trascorsi ormai 5 minuti del secondo tempo.
Per adesso è in parità questa seconda frazione di gioco. Argentin per Montalto che tenta ancora di trovare Pedretti, lotta contro tre uomini e guadagna un fallo di 9 metri. Si riprenderà quindi con un'azione di 9 metri. Montalto, terzino che spreca, sembrava un'azione sprecata, invece la palla. Praticamente uno dei pochissimi gol su passaggio che si vedono in questo sport. Velo si può dire di Pedretti da pivot e pallone che va in rete. Ingenuamente il portiere Pavani, veramente giovane, aveva disputato un'ottima partita nel primo tempo, però adesso si fa beffare, mette il più esperto, il numero 12, Chericati. Sacco sulla destra, Pikalek si stoppa, ottima azione di Brintazzoli in difesa, sotto mano di Sacco, grande sbracciata che però non riesce tanto a controllare. Alla destra di Santi, il portiere si spenge, il pallone si spenge. Santi, ricordiamo, è entrato nel Bologna nel primo tempo, gli ha lasciato spazio Sgargetta. C'è ancora un portiere che non è stato ancora utilizzato in questa partita, si tratta di Gian Domenico. Santi, incredibile, sembrava un gol già fatto per un Sacco che veramente sbaglia un'azione incredibile. Ora in queste occasioni non si sa se è stato Pollo il giocatore a farsi parare il tiro oppure il portiere, ma veramente un'ottima azione a pelle d'orso del portiere. Adesso Montalto, incredibile, palla recuperata del Montalto, subisce fallo, gli arbitri non fermano il gioco. Calbuto per Montalto, Argentin che rende la palla a Montalto. Argentin, Candem sull'ala. Montalto cambia direzione per Calbuto che scivola. Argentin, ancora Calbuto. Argentin finta il tiro, Montalto perde il pallone, forse c'è il portiere, il pallone che è un po' bagnato, è già due volte che i giocatori perdono la maniglia del pallone che scivola via. Di nuovo in azione d'attacco il Ferrara che deve recuperare, 4 gol di vantaggio. Cioè, Santi in questi 3 o 4 minuti che sta chiudendo veramente la saracinesca, un ottimo intervento. Ci ha raggiunto qua in postazione Simiani, attenzione, quest'anno giocherà nelle file del Bologna nella 2, però giocatore, arbitro, giovanissimo, però grandissima esperienza già per lui, alto livello, e ci supporterà il commento tecnico di questa partita che adesso va sul più 5 per l'uomo tedesco. Argentin posizionato a pivot, di nuovo allunga. Come vedi gli uomini tedesco? Grazie Max per la linea, vi ringrazio, scusate il ritardo, ma ho giocato prima e quindi ho dovuto mettere a posto tutte le cose, ma ora siamo qua per vedere come il Bologna affronterà gli ultimi 21 minuti di gara. In questo momento la squadra tedesca sembra avere la partita in mano, ma dovremo aspettare sicuramente ancora qualche minuto per vedere come il Bologna reagirà. Meno 4 per il Ferrara. A te la linea. Grazie. Questo duo è veramente improvvisato, però vi darà delle grandi soddisfazioni, perché qua a San Lazzaro la palla a mano è di casa. E ricordiamo una bella cornice di pubblico a seguire questa quinta giornata di campionato, del campionato di A1 di pallamano. Poi gradito ritorno in campo di Montalto. Tedesco chiama time out. Ci deve parlare su un attimo con i suoi. La squadra di Ferrara sembra ancora viva. Manca ancora una vita. 20 minuti e 4 gol. Sono veramente pochi e c'è da un po' da riordinare le idee. Attualmente
tuo avviso, quale sarà la chiave di questa partita? Cioè, per portarsi a casa questa partita casalinga molto difficile da districare, cosa dovranno fare gli uomini di Tedesco? Ma io penso che già questo time out sia un time out giocato bene, in quanto essendo sopra di 4 è un vantaggio che va già al ventesimo del già a 20 minuti dalla fine della partita, va conservato e anzi bisogna ragionarci sopra per cercare di aumentarlo. Quindi penso che questo time out riordinerà un pochino le idee e vedremo come uscirà la squadra di Tedesco. Rientrano gli uomini in campo dopo questo time out chiamato da Beppe Tedesco e c'è subito passivo, gli arbitri alzano la mano. Candem dall'ala destra, un gol incredibile, angolo super morto, va a mettere la palla nell'angolino alla destra in basso del portiere, veramente un gol incredibile, poteva benissimo rifiutare il tiro, però gli arbitri ormai avevano alzato la mano, era costretto a tirare. Più 5, altro bellissimo gol che riporta più 4 la situazione. Pikalek si alza, finalmente vediamo i tiratori di Ferrara entrare in ritmo, riescono a segnare non solo sui tiri in doppio appoggio come avevano fatto nella prima frazione di gioco, ma li vediamo tirare anche in elevazione. Racalbuto, azione fallosissima del portiere e Candem dopo un ottimo gol adesso guadagna anche un 7 metri veramente prezioso in questo frangente di gara, l'ala destra del Bologna. Garau va sui 7 metri, una finta, un tiro molto potente, il portiere aveva anche intuito, però il tiro è velocissimo, il punteggio è sul 22-17, più 5, per adesso la partita sta correndo su dei binari abbastanza rassicuranti per la squadra di Tedesco, il più 5, molto positivo, Pikalek adesso cerca il pivot, che viene trattenuto da Gherardi, ottima difesa. Però si vede che è organizzata, sta difendendo bene. Ferrara fa fatica. Difesa molto aggressiva da parte Tedesco. E torna a segnare di nuovo in sottomano. Stanno venendo fuori i tiratori del Ferrara, stanno venendo fuori. Pikalek sembra aver riacquistato fiducia. Vedremo come Bologna si comporterà se dovesse continuare in questo modo. Il punto è questo, secondo me. Non i giocatori del Ferrara sono molto forti, le conclusioni da fuori non devono essere fatte arrivare dentro 9 metri, perché se sparano poi sono guai per tutti. Adesso Racalbuto per Gherardi, sottomano che però va a stamparsi sulle gambe di Pikalek. Ancora Gherardi, dà la palla al pivot questa volta, Brintazzoli prende 9 metri. Brintazzoli preziosissimo in difesa, ma anche riesce a farsi spazio in attacco nella posizione di pivot. Gherardi per Racalbuto. Racalbuto va a guadagnare ancora un'azione di 9 metri. Forse deve spezzettare meno il gioco in attacco. Palla Montalti in elevazione per Racalbuto. E vede, quando la palla va, i giocatori si muovono in difesa, si creano gli spazi giusti. Già il terzo gol per Racalbuto, che è veramente dotato di ottimo tiro. Immagine, attacco, fa salire al pivot Pikalek in elevazione. Santi apparso molto sicuro. È già il secondo o terzo gol che prende. Secondo me poteva farci qualcosa in più. L'abbiamo visto in fasi della gara più sicuro. C'è bisogno un po' di svegliarsi. Più 4.
Gherardi, cambio direzione, tiro, però gli arbitri avevano già fischiato precedentemente un fallo di 9 metri. Ci ricorda giustamente Simeani che l'azione di attacco ricade sulle spalle per quanto riguarda il Ferrara, di Pikalek e di Sacco soprattutto. Adesso perdono palla in attacco il rosso-blu, dando di nuovo la possibilità a Ferrara di accorciare le distanze, con Di Maggio che passa la palla al centro a Pikalek, che incrocia con Sacco, tenta di dare la palla al pivot che però non c'è, Tedesco in contropiede, un tiro sul primo palo incredibile, festeggia con Candem, un grande gol che riporta più 5 il punteggio. Mancano 16 minuti scarsi alla fine di questa partita, finché rimane più 5 possono dormire sonni tranquilli gli uomini tedesco. Sotto questo margine secondo me è un po' un problema. E innanzitutto proseguiamo dicendo che anche all'opera il terzo portiere del Bologna, Di Gian Domenico, si fa valere subito con una parata, ma adesso viene trafitto da un Di Maggio molto ispirato che in elevazione va a riportare il punteggio sul più 4. Cosa pensi di questa frangente di gara? Ma penso che, come abbiamo detto, Ferrara riesce a segnare, ma finché Bologna riesce a mantenere 4 gol di vantaggio in questo momento ha comunque sia la partita in mano. Di nuovo a più 5 Bologna, la partita, se dovesse continuare di questo ritmo, va sicuramente a favore della squadra di casa, che si sta comportando come penso abbia preparato la partita durante la settimana. Si vede un Bologna organizzato bene in difesa e un Ferrara in difficoltà che trova soluzioni. Un'altra buonissima difesa del Bologna. Passaggio lungo di Gherardi intanto, che intendeva servire Candem, però la palla sfugge di mano al camerunense. Tiro in sottomano, però viene, fa ottima guardia di Gian Domenico, ma recupera palla Sacco, incredibile, che stava per cadere in un fallo di reazione molto ingenuo e forse gli arbitri non l'hanno visto, forse non hanno fatto finta di non vedere. Cosa ne pensi tu da arbitro? Io penso che sicuramente Sacco ha simulato più parte del fallo di quello che è stato, e inoltre c'è stato un gestaccio da parte che io da arbitro avrei punito sicuramente. Ferrara ora in gol, Bologna più 4. Si riparte con la palla in mano a Gherardi e con Racalbuto centrale che organizzerà questo attacco. Gherardi attacca, Montalto. Sette metri per il Bologna, conquistato da un ottimo Gherardi Simone, che a mio avviso è uno dei sicuramente dei giocatori più in forma per il Bologna quest'anno, e anche se viene da un piccolo infortunio, un affaticamento, sta dimostrando in campo di essere un giocatore valido. Garau dai 7 metri. Gol per Garau. Garau sicuramente anche lui uno degli ottimi giocatori di quest'anno, rigorista, che sta prendendo sempre più fiducia dalla linea dei 7 metri e che sta garantendo sempre un più 5 a parte per il Bologna. Ferrari in attacco con Piccole che terzino sinistro, sale il pivot, Sacco, Piccole che fuori, riparte Bologna velocissimo. Gherardi inizia l'attacco da destra, Racalbuto va a prendere Montalto. Prova Montalto sotto mano che viene deviato, angolo per il Bologna, si riparte dall'angolo.
asse Montalto per Intazzoli e gol per il Bologna che si porta più 6. Quando gioca Montalto queste palle al pivot sono la soluzione in certi momenti, perché ricordiamo un grande giocatore con una visione di gioco che aiuta, che è un punto a favore per il Bologna. Difesa del Bologna sempre molto compatta, sempre un passo avanti a Ferrara. Gol del numero 19 del Ferrara di Di Maggio. I due terzini del Ferrara hanno capito che devono portarsi avanti sulle spalle la partita. Oppure, come si è notato negli ultimi 10 minuti, fanno fatica a trovare una conclusione buona. Ma finché, io penso che finché continui così, anche se segnano e rimaniamo... E il Bologna rimane a più 5, sia comunque un'ottima soluzione per condurre la gara. 10 minuti e 50 con Bologna che ancora controlla. Montalto, il gol di Montalto. Ci serve, serve anche questo al Bologna. Ripasso a te la linea, Max. Diciamo che io mi ero preparato il foglio con i nomi del Ferrara, ma non mi sta servendo tanto, perché diciamo che l'arma in più per adesso di Tedesco è la rotazione dei suoi uomini. Ha cambiato tutti gli effettivi mentre Ferrara sta giocando con i soliti uomini dall'inizio della partita. Unica differenza è, diciamo, Sacco, che viene tenuto a riposo in attacco e viene fatto giocare il numero 23, che adesso però è in panchina, però diciamo l'unico cambio che mister Di Vita riesce a fare. E diciamo anche questo, che se Montalto si sveglia sono guai per tutti qua, perché si alza, tira, nessuno può bloccarlo. Grande video di gioco, grande azione per i suoi compagni, ma se si decide di caricarsi lui in prima persona la squadra sono veramente dolori, e con questo più 7 è la dimostrazione. Ma adesso andiamo da Bingio, dal grande Bingio, a chiedere un commento sulla partita. Bingio, un commento su questa partita. 29-22 a 10 minuti dalla fine, però Ferrara è una squadra che non molla mai, l'ha dimostrato nel primo tempo, sotto di 6 è rientrata, ha pareggiato, quindi è una squadra da prendere con le molle, molto bravi, non hanno una gran panchina, però sono sempre pericolosi, io fino alla fine io sto in tensione. Comunque i nostri ragazzi stanno rispondendo colpo su colpo, quindi stanno giocando tutti bene, anche Marcello e Racalbutto, che sono rientrati dopo un infortunio, stanno dimostrando all'altezza. Ecco, due parole su questo Montalto. All'inizio è rientrato un po' in sordina dopo i guai fisici, ha fatto girare la squadra, ha aspettato di essere un po' in ritmo, adesso in prima persona si carica la squadra sulle spalle. La presenza di Marcello già di per sé carica la squadra. Marcello può fare uno sbaglio, due sbagli in difesa, però in fase d'attacco, comunque, quando vede che i ragazzi stanno perdendo fiducia, ci pensa lui, si prende responsabilità, ha fatto due tiri adesso che li ha messi dentro, da grande campione qual è. Grazie Bingio. Squadra del Ferrara che, come ha ricordato giustamente il mitico Bingio, va tenuta d'occhio fino alla fine. Questi non mollano mai, anche se sembrano veramente... La differenza rete può essere importante, quindi... Ecco, ricordiamo anche questo punto di vista. Differenza rete alla fine del campionato, con due squadre che giocheranno fino all'ultima partita, l'ultima posizione in campionato può essere fondamentale. Quindi bisogna vincere, ma... tentando di mettere fra noi e loro il maggior numero di gol. Ci prova adesso Gherardi, che guadagna un preziosissimo 2 minuti. Riesce a variare molto la sua azione, a volte tira, a volte va in cambio direzione, caricando di falli la squadra avversaria. Veramente un ottimo giocatore, ma direi che stasera ci sono poche critiche da fare a questa squadra. Veramente poche. Si vede che Bologna ha preparato bene la partita e si vede che in questo momento sta andando come vuole il Bologna. Un'altra azione, si vede benissimo da questa azione come Bologna ha costruito l'azione. Asse Montalto pivot che porta sicuramente al gol del più 8. Gherardi che
all'azione prima ha sfruttato forse la sua caratteristica migliore, avendo un uno contro uno molto potente e veloce, che ha portato sicuramente a una superiorità numerica che all'ottavo minuto alla fine è sicuramente un fattore in più. Gol del Ferrara, un bel gol del numero 4, Anania, un bel gol insieme a Ertz dalla destra, a destra di mano. Bologna che si riporta in attacco, sempre con Molto Alto che porta avanti questo Bologna, e con un ottimo Mata Tedesco che stasera non sta deludendo le attese, anzi sta segnando, e sta segnando molto ma molto bene. Ci voleva un Bologna così, ci voleva un Bologna che dimostrasse il suo vero valore. Non era partito benissimo, sta dimostrando finalmente di essere una squadra competitiva. Sette metri e due minuti da parte degli arbitri, sicuramente discutibile sia a 7 metri che 2 minuti, a mio avviso, perché non c'è eccessivo contatto e sicuramente non c'è questa chiara occasione da gol, e il difensore a mio parere non ha sicuramente spinto l'avversario da poter subire 2 minuti. 7-0-7 alla fine, Pikalek contro Sgargetta. Segna Pikalek, che porta la sua squadra a meno 8, e vedremo come Bologna riuscirà a portare avanti in questo attacco sereno e tranquillo, perché più 8 è un risultato che va mantenuto bene e gestito alla grande. Entra De Notaris al posto di Hippolyte e si fa subito sentire, sale, tira, gol. Stasera davvero una gran serata per tutti, un grande Bologna United. 6 minuti e 27. E come vediamo sempre, Ferrara in grande difficoltà ad attaccare. E una gran 6-0 del Bologna. 5-0 perché uno in meno. Segna ancora Pikalek, ma ormai segna solo lui. E si vince di squadra, quindi onore e merito al Bologna in questo momento. Ripasso a te la linea, Max. Ecco, riprendo la linea con molto piacere, con Montalto in possesso del pallone, che da Racalbuto che penetra, prende molte falli questo ragazzo, a volte tira, a volte prende fallo. Sono tutte azioni che quando si è in vantaggio aiutano a rifiatare. Adesso però spreca tutto, facendo un tiro che si perde alle spalle del portiere. Sembra che stasera la tribuna ben frequentata, diciamo, e molte persone fanno confusione. E un'ottima parata di Gian Domenico, che dopo essere entrato veramente ha fatto un'ottima gara e trasmette grande sicurezza ai propri giocatori. Calbuto ancora per Montalto. Montalto ancora, dialogano i due. Adesso Gherardi. Vedete com'è. Questo giocatore di grande esperienza sa quando tirare, sa quando passare la palla al pivot. Vede il mismatch di Pedretti con un giocatore leggermente più basso di lui, con meno chili di lui. Gli dà la palla, lo serve. Il risultato è inevitabile. 7 metri per il Bologna. Ancora una volta Garau alterna i tiri, un tiro forte, un tiro sopra la testa invece vellutato, e di nuovo torna a concludere con questa conclusione di potenza, sempre nello stesso angolo. Diciamo che Bologna non ha un vero e proprio rigorista, è abitudine dell'allenatore variare molto, forse per non dare punti di riferimento al portiere. Questa sera sta dimostrando di essere all'altezza della partita e di poter tirare lui i rigori finché li segna, a mio parere.
però si vede che ci sta lavorando molto in allenamento e si vede che dall'inizio dell'anno o anche dalla stagione passata ha sicuramente una concretezza e una sicurezza maggiore dai 7 metri. Anche perché è importante per Bologna trovare sicurezza in questo fondamentale, visto che con le penetrazioni di Gherardi, di Racalbuto, che spesso entra in velocità, ne guadagna veramente molti a partita. Quindi trovare delle buone percentuali dal dischetto di 7 metri è fondamentale. Azione volante per Montalto che lancia Racalbuto, si dà spazio allo spettacolo questi ultimi 4 minuti scarsi di scampolo di partita che rimangono da giocare. Ma ribadiamo, la squadra del Ferrara è rimasta orfana di tanti giocatori e sta giocando la partita con i soliti uomini. Di Vita ha cambiato il portiere e ha cambiato un solo giocatore in attacco. Adesso entra il numero 5 alla destra, ma insomma sono i minuti finali. Quindi purtroppo ha potuto varare poco i suoi uomini. Sono due caratteristiche diverse dei due allenatori che si fronteggiano. Un tedesco che invece vuole ruotare con insistenza i propri giocatori, dando fiato a tutti i suoi effettivi e a farli entrare tutti quanti nel match, perché tutti quanti potrebbero essere utili in ogni frangente della partita. Invece un Di Vita, forse vecchia scuola, chiamiamo, non so che cosa, che però fa giocare sempre i soliti sei, insomma quelli che gli danno più fiducia. Sarà che forse gli altri giocatori sono molto giovani. Adesso una buona azione del pivot che guadagna un'esclusione temporanea per Brintazzoli, che ricordiamo sta ben figurando in difesa, sta dando sicurezza alla propria squadra. Sul dischetto va il capitano Sacco contro Di Gian Domenico, vediamo se Gian Domenico riuscirà a trovare le contromisure. E non ha bisogno neanche di farlo, perché forse sconcentra l'imponenza di Gian Domenico ha indotto sicuramente Sacco a cercare l'angolo più preciso, non troppo preciso questa volta, che è finita fuori. Ricordiamo Di Gian Domenico, un portiere di una stazza imponente al quale non è facile fare gol. Volevo fare un'aggiunta al tuo commento di prima, Max, in favore del Ferrara, diciamo. Ferrara, è vero, sta usando gli stessi 7-8 uomini, ma anche davvero che, come Tedesco sta vincendo la partita con le rotazioni, Di Vita a sua disposizione ha rotazioni meno esperte, più giovani, che non si sente di rischiare in questo momento della partita, anche perché, ricordiamo, la differenza reti è importante, quindi ogni gol ha un certo valore. Fischia finalmente doppio l'arbitro dopo almeno 4 doppi, almeno, e si riprende con palla Bologna a 1:18 dalla fine, 26-34, più 8, e con la partita ormai incanalata sulla vittoria per Bologna. Veramente un grande Bologna oggi, un Bologna organizzato, un Bologna preparato, e quando è così il risultato arriva e i 3 punti arrivano. Utilizziamo questi minuti finali per andare a sentire un po' gli umori delle tribune. Abbiamo qua la mamma di Racalbuto, una partita diciamo abbastanza facile per il Bologna, ormai siamo più 8 e quasi finita, come l'ha vista? No, bella partita, sono contenta per il rientro di Gian Maria e per il risultato per tutta la squadra. Un bel gruppo, speriamo di andare avanti così. È tornato Montalto, cosa dici? Si è visto, ha fatto 2 o 3 gol molto belli, anzi forse 3. Solito lancio di tiro di Montalto, potente, preciso. Molto bene, ringrazio. Attenzione, ultimi secondi veramente. Risultato sul 34-26, ancora Sacco, ultima azione forse penultima. Chiuderanno forse gli uomini di Tedesco in attacco, visto che gli uomini di Ferrara perdono di nuovo la palla e vanno sui 9 metri. Come l'ha gestito? Difendendo bene, con una buona difesa e chiudendo in attacco.
diciamo che sì, i commenti finali sono questi qua. Ecco, un'altra pregevole gol di Gherardi, che in sottomano beffa ancora il portiere, e si chiude così questa quinta giornata del campionato, del massimo campionato di Serie A, con questo bel risultato del Bologna, che mette 9 gol tra se stessa e la squadra ospite, che veramente nel primo tempo aveva cercato di impensierire il rosso-blu. Però, diciamo, complice le rotazioni, come abbiamo detto, limitate, i maggiori uomini, il ritorno di Montalto a disposizione di mister tedesco, diciamo che alla fine la partita si è incanalata di binari abbastanza tranquilli. Speriamo che il campionato, con queste sicurezze, prosegua e prosegua nel migliore dei modi per il Bologna. Da Massimiliano Martinelli e Davide Simiani, un saluto, alla prossima partita del Bologna United. Ciao, ciao a tutti, buonanotte.